Ricerca Focus, benvenuti ad una nuova puntata con l'anteprima. In studio con voi il direttore Francesco Marino. Passiamo subito in rassegna il settimanale in distribuzione da domani. Su questo numero, come al solito, ampio spazio alla politica e un primo piano sullo centrodestra e la nuova Forza Italia. In apertura, in primo piano, un'intervista con il sindaco di Caserta, Pio Del Gaudio, nella sua doppia veste di primo cittadino e segretario del Partito Azzurro. A pagina 3, invece, la nascita della componente di Forza Campania e quindi il nuovo aspetto, il partito di Nicola Cosentino. Ancora politica a pagina 4, con il progetto del Partito Democratico sulle larghe intese, portato avanti dal segretario Raffaele Vitale, e le critiche che arrivano dalla minoranza del partito guidata da Beppe Roseto e da Sella. Bella iniziativa a pagina 5, con la nascita dell'Associazione Borgo Antico, che ha come obiettivo quello di valorizzare la cultura e le tradizioni delle frazioni collinari di Caserta. Passiamo alla provincia, Casa Giove, la proposta del consigliere Mario Melone di dare delle somme di denaro a chi adotta i cani del canile. Sarebbe una soluzione, secondo Melone, utile per risparmiare dei soldi da parte del comune e per fare in modo di dare un padroncino agli amici a quattro zampe. Passiamo a Santa Maria, le strade con l'approdo e la denuncia del nuovo centrodestra di Salvatore Mastroianni. Ancora polemiche a Capua sulla passeggiata del Volturno inaugurata da poco. A Badaloni torniamo ancora sulla questione Forza Italia-Forza Campania con un'intervista all'ex sindaco Antonio Cerreto che si pone come tra i fondatori dell'area vicino con l'ex coordinatore Nicola Cosentino. Cerreto infatti chiuderà il circolo di Forza Silvio in disaccordo con la dirigenza di Forza Italia. Forza Italia in primo piano anche a Marcianise, con le varie anime del Partito Azzurro che a Marcianise si presenta già frastagliato, senza nemmeno che si sia ufficialmente costituito. Passiamo alle pagine di Caserta e dintorni, quando l'ambiente diventa spettacolo con l'Air Tower e le fiabe sulla Terra dei Fuochi. Lo sport, manca solo un punto e la casertana potrà festeggiare finalmente il passaggio in Lega Pro Unica. La Juve Caserta è agganciata al treno playoff e può giocarsi in queste ultime 6 partite un'arma in più, il ritorno di Moore, che sicuramente darà più qualità rispetto ad un deludente Isley. Buona lettura e buona settimana con le news di Caserta Focus.net e gli approfondimenti di Caserta Focus.